C'è l'entusiasmo matematico del governo. Marzo ha portato 92.000 contratti di lavoro in più, sembrano davvero molti. Così poi c'è lo scetticismo speculare del sindacato duro. Susanna Camusso si chiede, ma i numeri chi li ha dati? L'ufficio propaganda? Su tutto soccorre allora la prudenza istituzionale, che più istituzionale non si può. Con il Presidente della Repubblica, per il quale i dati sono confortanti, danno fiducia, ma sono ancora iniziali e vanno presi con cautela. Un commento di Mattarella al tema è già di per sé notizia, ma è cauto commento. Dopodiché i numeri sono numeri. Dicono che i 92.000 contratti sono la differenza positiva, il saldo tra cessazioni e attivazioni. Nel dettaglio 31.000 a tempo indeterminato, il mito del posto fisso che si alimenta, se non fosse che 40.000 è il numero anche delle trasformazioni, cioè del passaggio da precario a tempo pieno. Quel quasi 100.000 insomma non è un numero assoluto, è ancora molto relativo. A fornirlo è il Ministero di Poletti e forse, come dice il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Sacconi, sarà bene attendere i dati certi dell'Istat perché questi sono amministrativi e contano meno. I risultati di marzo erano attesi al varco, avrebbero raccontato gli effetti del Jobs Act, da sommare a quelli del bimestre in cui i miglioramenti sono dovuti non tanto alla creazione di nuovo lavoro, ma alla possibilità per gli imprenditori di pagarlo molto meno grazie agli sgravi, più furbizia che scommessa, stabilizzazione del lavoro. Però sarà possibile crearlo se si confermeranno i dati, per esempio, del commercio estero, che sempre nel marzo, mese chiave, rivelano un aumento del 13% dell'export verso i paesi extraeuropei, felici di acquistare Made in Italy a basso costo grazie al mini euro. Produrre, esportare, vendere. Il vero tesoretto sarà questo e dovrà uscire dalle mani degli italiani, non dei ragionieri. Quello di cui si parla tanto, da 1.600.000.000 di euro, scaturirebbe miracolosamente dal documento di economia e finanza, ma la risoluzione di maggioranza approvata oggi in Parlamento spiega che per coprirne l'uso saranno accantonate risorse già stanziate in bilancio e solo l'autunno dirà se ci sono davvero.